Presidente, quali sono le finalità di questo progetto? Oggi a Ravanusa abbiamo il piacere di lanciare il progetto di cooperazione Italia-Tunisia, che ha come finalità fondamentale la creazione di rapporti stabili e permanenti tra il nostro territorio e la Tunisia, appunto su due argomenti fondamentali, l'agroalimentare di qualità e l'artigianato. È uno dei programmi di cooperazione transfrontaliera che la Propiter, come agenzia di sviluppo locale dei 10 comuni della Sicilia centro-meridionale, è riuscita a portare nel nostro territorio proprio per avviare questi rapporti stabili tra l'Italia e la Tunisia. Direttore, cosa si aspetta da questo accordo? Ci si augura di che la cooperazione tra la Tunisia e gli italiani e gli artigiani italiani che hanno dei contatti tra loro, fare conoscere il nostro patrimonio artigianale e culturale. E soprattutto condividiamo certe tradizioni tra la riva nord e la riva sud del Mar Mediterraneo. E sappiamo tutti che la cultura artistica tunisina e italiana condivide molto il savoir-faire. Ci auguriamo consolidare la nostra posizione sul mercato italiano e rinforzare i legami di cooperazione tra l'Italia e la Tunisia, soprattutto dopo la rivoluzione in Tunisia. Ci auguriamo che gli operatori tunisini abbiano dei contatti di cooperazione sui prodotti dell'artigianato e rinforzare quindi il loro posizionamento sul mercato italiano. Sono due sfere economiche completamente diverse comunque. Per la manodopera non nutre timori di concorrenza sleale? Non c'è dubbio che questo è un fattore che può determinare delle discrasie. E non a caso il tema è anche sul tavolo a livello nazionale, però questo non ci deve fare scoraggiare, perché la possibilità di scambi, soprattutto e anche dal punto di vista turistico, ci permetterà senz'altro alla fine di uscirne avvantaggiati sia noi e sia anche la Tunisia. Mi auguro tanto che questa iniziativa, devo dire, meritevole soprattutto per la Propiter, che è stata uno degli artefici di questa iniziativa, possa avere uno sviluppo e un seguito che possa dare un minimo di sollievo a una situazione che stiamo attraversando difficilissima, tutti i comuni della fascia centro-meridionale, ma tutta la Sicilia e l'Italia in generale.